Caro Luca, la colpa è tutta mia. Il ritardo con cui rispondo alle sue lettere non è per niente scusabile. Il fatto è che, vivendo isolato dal mondo da quasi 15 anni, ho un rapporto, come dire, distratto con il tempo. Stavolta però voglio proprio incontrarla. Aspetto lei e sua moglie, quali miei graditi ospiti, per il prossimo venerdì 28. Discuteremo del soggetto che mi ha spedito più di 2 mesi fa. Ci voleva l'entusiasmo di un giovane per decidere un ex regista sull'orlo del congedo a tornare dietro la macchina da presa. A presto dunque. La prego di credermi il suo affezionato Boris Delvaux. Lavorava mio padre. Quello che faceva l'hai visto. Ma non è tutto. Questo ha 5 anni. Qui ne avevo 7. In tutte le stanze c'era un microfono. E c'è ancora. Ecco la tua stanza. Il whisky è l'unica cosa a questo mondo. Tua madre. Buonasera, signor Martelli. Tony. Il maestro lo aspetta di là. Ma non voglio. In buona compagnia. Ecco, cara. Tony, basta. Sai che ti voglio bene. Dobbiamo essere solo dei buoni amici. Ferma quei nastri. Guardami in faccia. Se tu hai paura, no. Guardami. Che cosa hai fatto a quelle ragazze? No. Come le hai uccise? Se non me lo dici, per me sarà un tormento ancora maggiore. Che hai fatto a quelle ragazze? Ben arrivato, Luca. Non posso. Dimmelo. Buonasera. Venga, venga avanti. Voi sarei terrorizzata. Avanti. O vivrò terrorizzata il resto della mia vita. Fammi vedere. Il film lo conosci, spero. Sì, sì, certo. È il film di Powell. Lo conosco a memoria. E sua moglie? Di vinto ero per 2. Avevamo appuntamento qui. Non è arrivata. Shh.
sai qual è la cosa più spaventosa che ci sia al mondo? La paura. Perciò ho fatto una cosa molto semplice. Molto semplice. Quando sentivano questa punta che toccava la loro gola e sapevano che le avrei uccise, le costringevo ad assistere alla loro stessa morte. Le obbligavo a guardare il terrore che appariva nei loro occhi. E se la morte ha un volto, vedevano anche quella. Ma tu no. Ho giurato di non fotografarti mai, Helen. Tu no. È per te che ho paura.